A poco più di un anno dall'approvazione della legge regionale 23 che ha riordinato le funzioni amministrative di province e città metropolitana in applicazione della legge Delrio, si è tenuto a Palazzo Lascaris un seminario su iniziativa dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. All'incontro hanno partecipato consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali. Questo convegno l'abbiamo pensato e l'abbiamo immaginato quando ovviamente non avevamo ancora chiaro quale sarebbe stato il risultato del referendum. Ci sembrava e ritenevamo, una scelta che abbiamo condiviso come ufficio di presidenza, che fosse necessario verificare qual era lo stato di attuazione della legge 23 e capire anche intanto le prospettive attuative immediate. E poi evidentemente confrontarci anche sulla scorta di quello che sarebbe stato l'esito del 4 dicembre, che ovviamente potevamo immaginare in un modo o nell'altro. Adesso sappiamo che la scelta è andata in una determinata direzione, dobbiamo anche capire come lo strumento legislativo a questo punto segue l'orientamento che è emerso in sede referendaria. Ma siamo ad un punto ovviamente di stallo, perché dato ovvio, inconfutabile, l'esito referendario lascia in qualche modo la situazione bloccata o addirittura la fa tornare indietro, perché è ovvio che la legge regionale piemontese sull'ordinamento delle città metropolitane, segnatamente anzi di quella di Torino, prevedeva, dava per scontato un esito referendario di segno opposto. Va gestita questa situazione completamente diversa alla luce soprattutto di quelli che sono i dati problematici che si stanno profilando a tutta evidenza, anche alla luce di ciò che capita oggi o che è capitato appena ieri. Rapporti spesso critici fra la città metropolitana, la città di Torino e la stessa amministrazione regionale. Basterebbe pensare al problema dell'inquinamento, chi decide, chi fa, cosa fa, basterebbe pensare al problema dei trasporti, chi fa, cosa fa, e al problema, che so, ritiro della città di Torino dall'osservatorio TAV, ma in ogni caso presenza nell'osservatorio stesso da parte del sindaco di Torino, anzi della sindaca di Torino nella sua qualità di presidente della città metropolitana. Quindi, come diceva qualcuno, che era un rivoluzionario di professione, molto caos, molto bene, però poi anche il caos va gestito. Beh, è uno scenario sicuramente complesso, perché sarebbe stato molto più, come dire, semplice e lineare se invece il referendum avesse avuto esito positivo, perché come sappiamo la legge Delrio è stata approvata come legge ponte in vista della revisione costituzionale. Quindi ora ovviamente si pone un tema che riguarda sicuramente un tema di livello nazionale, perché la stessa legge si concepiva come una legge ponte in vista di, ma è anche un tema che riguarda ovviamente le regioni, che potrebbero a questo punto avere molti più spazi di quanti se ne immaginava rispetto alle proprie leggi di ridisciplina delle funzioni.